Siamo con Dino Rosati, allenatore dell'Atletico Sperlonga, che sabato si accinge per la prima volta dopo tanti anni a disputare il tanto agognato campionato di Serie C2. Dino, immagino che per la vostra società sia una grande emozione. Questa, ecco, qual è il clima che si respira? Ah, il clima è bello, un bel clima. Per la società, dopo 6 anni di sacrifici, forse è il momento giusto per provare a fare un campionato diverso. Ecco, appunto dicevi, dopo 6 anni per la prima volta questa categoria, è l'anno giusto, io direi, anche vedendo un po' le squadre partecipanti, no? Ce ne sono molte ripescate dalla Serie D, potrebbe essere una Serie C2 in cui, vista la rosa che avete a disposizione, potreste fare da subito molto bene. Ma parlare adesso è un po' controproducente, meglio parlare sul campo. Noi sicuramente da parte nostra ci mettiamo il massimo impegno per provare a fare una bella figura in questo campionato. È il primo campionato di C2 che andiamo a disputare, quindi con molta umiltà, rispetto per tutte le squadre, ma paura di nessuno. Certo, e qualche parola sui nuovi acquisti: Sacchetti, Ruscito, l'ultimo anche De Parolis, puntelli adeguati per una rosa che comunque era già piena di buoni giocatori. Ecco, sei soddisfatto del mercato? Sì, soddisfatto. I ragazzi dal 6 settembre che ci stiamo preparando, il massimo impegno da parte di tutti, e anche i nuovi si sono inseriti alla grande. Benissimo, sembra un gruppo già storico di un paio d'anni. L'obiettivo, almeno inizialmente vostro, tu hai detto è difficile fare previsioni adesso, però conoscendo già bene la tua squadra, anche con i nuovi acquisti, cosa ti senti di promettere ai tifosi? Promettiamo, come ho detto prima, il massimo impegno. Noi ci professiamo di la salvezza e poi quello che viene è tutto di più. Qual è secondo te la squadra favorita per questo campionato? Sappiamo che ce ne sono un paio, tipo il Real Stella, ex Podgora, c'è stata una mezza fusione. Anche lo United d'Aprilia, se non erro, e nel vostro stesso girone, sono due corazzate. Secondo te qual è la favorita o comunque le favorite? Ma non conoscendolo posso solo pensare che sono loro le squadre favorite. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Sì, oltre questo la VIS non mi dispiacerebbe come squadra, conoscendo l'allenatore e il gruppo dei ragazzi dell'anno scorso, per me è un'ottima squadra anche la loro. Benissimo. Virtus Latina. Ah, il Virtus Latina Scalo, secondo te può essere la squadra che sorprende un po' in questa stagione? Sì, secondo me sì. Senti, ma non è che ci ritroviamo lo Sperlonga al quarto posto a fare i playoff, no? Magari, se succede questo, magari. Va bene, ringraziamo un emozionatissimo, comprensibilmente emozionato, Dino Rosati. E che dire, in bocca al lupo per questa nuova avventura dello Sperlonga in Serie C2. Credo.